Nicola Uras del Corriere dell'Umbria, buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Se ci può raccontare un po' l'impatto con la squadra, come l'ha trovata dal punto di vista mentale e se fisicamente si è già fatto un'idea in questi due allenamenti. Allora io parto da un po' dall'analisi dall'inizio. Io ho già visto Perugia un sacco di volte, ho visto dal vivo Cittadella perché abito a Bassano Agrappa, quindi ero là e l'ho visto da vicino. E l'ho visto poi in TV su tutte quante le partite successive. È una squadra che ha sicuramente avuto una grossa metamorfosi, straripante le prime partite, insicura e poco squadra nelle partite successive, con il culmine che è stato quello di martedì, dove veramente da certi punti di vista, vista dall'esterno, quasi mi facevano un pochino pena, poverino. Ho trovato un gruppo che ha uno stato d'animo di difficoltà, però molto ricettivo, con una grande voglia di venire fuori e con anche una necessità proprio che vivono dall'interno di darvi la soluzione. Quello che secondo me serve proprio in questo momento è dare delle risposte ai ragazzi. Le risposte che non è che ha la bacchetta magica, perché magari andranno trovate e date nel tempo, un tempo che nel nostro mestiere è sempre molto molto breve, e con però la grande voglia di trovare una squadra che ha dei valori importanti, che deve tornare a essere squadra. Dobbiamo essere bravi a concentrarci sulle cose concrete, togliere ogni tipo di alibi, ogni tipo di sfumatura che può creare confusione, e andare alle soluzioni, senza tante scuse, senza tanti problemi, sapendo che abbiamo qualità, sapendo che però appunto le qualità non bastano, bisogna anche essere squadra e far bene. Io questa piazza l'ho vissuta da avversario, soprattutto, tanti anni, perché sono passato dal gemellaggio famoso alle guerre puniche, perché ecco come tanto guerre puniche dopo le partite successive, ad avversario, da allenatore, il rispetto, e non sono frasi di circostanza, io la prima volta che faccio un'intervista, però da avversario un po' mi avete visto, non uso, non mi piace fare frasi ad effetto, non mi frega proprio niente. Mi piace fare i punti, se posso. Però c'è sempre stata grande ammirazione per questa piazza. Sono contento di allenarla. So che, tra virgolette, non ho un grande pedigree, però non mi interessa, tra virgolette, quel che pensa la gente adesso. Spero che pensi bene tra qualche mese, soprattutto magari i campionati nostri finiscono in giugno, a giugno, poi dopo sta a me. Solo quei fatti, solo quei risultati, quei punti posso conquistarmi, tra virgolette, la fiducia. Se chiedo ai miei ragazzi di non avere alibi, sul primo mi devo essere coerente con quello che dico. Quindi certamente le assenze è peggio perché non c'è. Però sono giocatori importanti, uno non vuole fare il fenomeno, ci mancherebbe, però noi dobbiamo andare là per il risultato. Abbiamo avuto poco tempo di lavoro, pazienza. Sempre l'obiettivo è far punti. Da qua alla fine i nostri obiettivi, a prescindere dal fatto da come stiamo, sia di classifica, sono sempre la partita che deve venire. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è essere concentrati su questa partita e cercare di farla nel migliore dei modi. Ecco, quello che secondo me nelle ultime partite c'è stato poco e che noi dobbiamo perseguire è il fatto di rimanere in partita. Cioè se prendo un gol, posso fare gol anche al 90esimo. Se ne piglio 3, al 90esimo posso fare gol, ma finisce sempre 3-1. L'esempio di martedì, non posso prendere quel tipo di gol al terzo del secondo tempo? Sì. E poco dopo. Perché dopo al 90esimo l'occasione per fare un gol c'è anche stata. Però un conto se rimango 1-1, un conto se ero 1-0 e diventavo 1-1, un conto se faccio gol anche al 90esimo mi rimane 1-3. E quindi dobbiamo avere l'obiettivo di rimanere in partita. E questo dobbiamo farlo con attenzione. Poi a me piace non dire, cioè nei ragazzi, non,
mi piace, cioè sono dei professionisti, non è che devo stimolarli. Nel stimolare, come dire, dai, mi raccomando, devo dire, devi far questo, devi far questo, devi far questo. Sì, anche mentalmente. Allora, per le caratteristiche che ha questo gruppo, uno fa tutti i moduli, perché hai esterni, punte centrali, mezzali, mediani, mezze punte, per poco che vuoi. Quindi si tratta di trovare il vestito su misura a questo gruppo. Credo che la società sia stata un pochino presa da questo tipo di sconvolgimento emotivo. E avere anche una persona esterna, che quindi è un pochino più a mente fredda, può avere un'analisi un pochino più completa. Poi dopo, quello che ho detto io, quello che ho detto i miei colleghi, non lo so, forse nell'analisi delle situazioni, nella mia proposta di lavoro e di soluzioni, e forse anche quello che potrebbe essere il mio passato lavorativo, sono stato più convincente dei miei collaboratori, ma non lo so, questo non è, vi posso dare solo delle supposizioni. Sono molto contento della scelta, ma non è un discorso, allora, se penso alle nostre opportunità di lavoro, io so che non tutti gli anni sono uguali. Quindi, quando può capitare come quest'anno, un anno dove le componenti sono molto interessanti, è una grande opportunità di lavoro. Poi magari tra un mese non so neanche più seduto qua, non lo so, però i presupposti visti dall'esterno sono eccezionali. So che è un ambiente che pretende tanto, vive il calcio alla vecchia maniera, ma almeno beve, sono rimaste poche le piazze, non so circolare di circostanze, le piazze che vivono ancora dal calcio così, sono poche, c'è il Bari, c'è la Sanitana, c'è il Perugia, ma c'è il Palermo, non è più questo, altre realtà non sono più queste, cioè, con quel che comporta nel bene e nel male, perché è logico che sono poi dopo c'è la passione, passione, però secondo me l'anno scorso, da un certo momento in poi, al di là dei valori e i meriti del gruppo, del ministero e della squadra, l'ambiente è stato adatto, secondo me li ha anche spinti, ha fatto bene. Quindi sono tutte delle grandi opportunità, poi dopo logico, in questo momento noi dobbiamo essere bravi, a me non piace chiamare a raccolta i tifosi, ma non è che non mi piace qua. Non, sono io, squadra, che devo col mio comportamento invogliare la gente a starmi vicino. Poi c'è una fede che è per la squadra che viene oltre l'allenatore, oltre i giocatori, oltre tutto quanto. Perugia rimane, Breda e tutti gli altri no. E quindi noi dobbiamo essere a servizio di questa fede. Nell'essere a servizio di questa fede devo portarli. Come? Non certo quei chiacchi. Quei fatti. I fatti sono punti e prestazioni, perché poi i punti possono magari anche non arrivare, ma almeno per un, però devono arrivare delle prestazioni da squadra vera. E questo è quello che dobbiamo fare noi. Ma il concreto loro ce l'avevano, perché le prime partite non sono figlie di spettacolarità fine a se stessa, ma di una squadra sempre corta, di una squadra sempre compatta e di una squadra però anche molto molto efficace. Nel concreto si usano le caratteristiche del gruppo, questo è un gruppo che ha tante qualità tecniche, quindi non è che il concreto vuol dire non giocare a calcio, anzi, però come facevano fino a 4-5 partite fa, rimanere un pochino concentrati sul, anche sul discorso degli equilibri. Parlando ai ragazzi, io posso dire tutto quello che voglio, a partire da un altro film. Devo stargli vicino e devo trovargli più soluzioni possibili, perché sono convinto che domani gli episodi, o a favore o contro, cambieranno sicuramente quelli che sono gli equilibri emotivi dei giocatori. Mi aspetto che i giocatori che hanno qualche anno in più siano possibilmente un po' più lucidi. Ho cercato di dare a tutti quanti dei riferimenti da guardare. Il discorso è prima. Se qualcosa non va, cosa stiamo facendo di sbagliato?
e concentrarci su questo. Su quello che è il discorso, la B è una brutta bestia e la categoria è sempre il primo obiettivo che va consolidato.